Incursione dal futuro. Non è il mio compleanno, l'avrete letto dal titolo, però sappiamo che non tutti fanno attenzione a ciò. Avevo bisogno di far pace con il passato, conservando quello che di bello mi ha lasciato ed eliminando quello che ha deciso di non esserci più. Lo so, non è molto in tema, anzi non è affatto in tema con quello che volevo fare sul canale, però non volevo perdere questo video. Capirete il perché. Lo lascio alla vostra sensibilità. Ma nemmeno volevo vederlo in originale. Potevo usare l'editing di YouTube, ma ne ho il terrore perché non rientra nelle mie competenze. E quindi lo riposto, corretto, diciamo così. Mi dispiace per tutti i commenti che non ci saranno più, ma se volete, se ripassate, se siete ancora iscritti, potete ricommentare, magari non facendomi gli auguri per il compleanno, la cui data è scritta nel titolo. Detto questo, azioniamo la macchina del tempo. Ciao a tutti, non so ancora che fine farà questo video perché mi aspettavo un qualcosa di un pochettino più lungo, ma ho ricevuto almeno un regalo per il mio compleanno. E ve lo volevo mostrare. Si tratta di questa maglietta che è stata scelta tra virgolette dalla mia lista Amazon. Ne ho messe diverse con i lupetti se vi interessa andare a guardare. E per questo volevo ringraziare Francesca di Torino. Ciao. Oggi è il 21 aprile, è il mio compleanno. Tanti auguri a me. Compio 31 anni e sono inquadrato malissimo. Ma questo video doveva servire a dirvi che quest'anno il video regali sarà un pochino diverso, perché se da una parte non sono arrivati tanti regali fisici, ne è arrivato qualcuno in più, in forma un po' diversa. E come diceva Paola Stein, noi lo vogliamo dare un veloce sguardo al look. Ciao carissimo Riccardo, buon compleanno, passa una buona giornata, io ti mando un grande bacio e i miei migliori auguri. Ciao caro. Buongiorno, tantissimi auguri di buon compleanno, che sia una bella giornata, penso siano 31 anni, una bellissima età. E ti faccio i miei migliori auguri e ti mando un bacio. Ciao amici, oggi è il 5 maggio ed è arrivato l'ultimo regalino da parte di una delle mie due migliori amiche che si chiama Miriam. Il ramen. Ramen già pronto. Io spero, per quanto voi vedrete questo video, di aver scoperto come si cucina. Una nuova bottigliona di burro birra che ormai non assaggio da praticamente un anno, quindi la gradisco molto. Una super bevanda tutta di ingredienti naturali, mi dicono, meglio sto leggendo, alla frutta che cercherò di girare per voi.
Devi inquadrare il più possibile. Hola. Arizona con la Z maiuscola perché è più figo. Infine, ma non per importanza, due confezioni di Pringles, ma non le Pringles classiche, che quelle sono noiose e si trovano ovunque. Ma certo, se metti la mano sul gusto non si reggerà mai. Queste al cheddar. E queste a miele e mostarda. Sono ansiosissimo di assaggiare soprattutto queste. Grazie, sister. Io ho la barba lunghissima, devo farmela. Al prossimo video sarà obbligatorio avere la barba bella. Bene, ragazzi, questo video è finito. Io ringrazio una per una tutte le persone che mi hanno fatto un regalino, sia fisico sia con un video. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E ogni tanto mangiate le Pringles, che sono buone.